Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo, in formato video, dove io personalmente vi leggo i bugiardini. In questa nuova serie di video ti spiego tutti i principi attivi con i quali vengono creati i farmaci. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali, in base ai farmaci o principi attivi da te assunti, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute. In questo video ti parlo del principio attivo. Silodosina. A cosa serve? Indicazioni. Posologia. Medicinali che contengono il principio attivo silodosina. Controindicazioni. Avvertenze. Interazioni. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Gravidanza e allattamento. A cosa serve? La silodosina è un principio attivo ad azione bloccante dei recettori alfa adrenergici di tipo 1A che trova impiego nel trattamento dei sintomi urinari associati all'iperplasia prostatica benigna o BPH. Indicazioni. La silodosina è indicata nel trattamento dei sintomi urinari causati dall'ipertrofia prostatica benigna, quali difficoltà nell'iniziare ad urinare, frequente necessità di urinare, sensazione di incompleto svuotamento della vescica. Posologia. Posologia. La dose raccomandata è una capsula di 8 mg al giorno. Per popolazioni particolari di pazienti, si raccomanda una capsula di 4 mg al giorno, vedere di seguito. Pazienti anziani. Negli anziani non è necessario alcun aggiustamento posologico. Compromissione renale. Nei pazienti con compromissione renale lieve, CLCR dai 50 di 80 ml/min, non è necessario alcun aggiustamento posologico. Nei pazienti con compromissione renale moderata, CLCR dai 30 a 50 ml/min, si raccomanda una dose iniziale di 4 mg una volta al giorno, che può essere aumentata a 8 mg una volta al giorno dopo una settimana di trattamento, a seconda della risposta individuale del paziente. L'uso nei pazienti con compromissione renale grave, CLCR 30 ml/min, non è raccomandato. Compromissione epatica. Non è necessario alcun aggiustamento posologico nei pazienti con compromissione epatica da lieve a moderata. L'uso nei pazienti con compromissione epatica grave non è raccomandato dal momento che non sono disponibili dati al riguardo. Popolazione pediatrica. Non esiste alcuna indicazione per un uso specifico nella popolazione pediatrica nell'indicazione autorizzata. Medicinali che contengono il principio attivo silodosina. Silodosina Aristo. Silodosina Aurobindo. Silodosina Doc. Silodosina EG. Silodosina Corca. Silodosina Milan. Silodosina Sandoz. Silodosina Teva. Silodosina Zentiva. Silodix, capsula. Urorec, capsula. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo. Avvertenze. Non guidi e non utilizzi i macchinari se si sente svenire, se avverte capogiro o sonnolenza o se ha la vista annebbiata. Interazioni. L'RCP del farmaco sconsiglia l'uso concomitante di potenti inibitori del CYP3A4, come chetoconazolo, itraconazolo o ritonavir, perché aumentano di 3-4 volte le concentrazioni plasmatiche massime della silodosina. Effetti indesiderati. Le reazioni avverse più frequenti segnalate con silodosina negli studi clinici controllati verso placebo e durante l'uso a lungo termine sono state disordini dell'eiaculazione come eiaculazione retrograda e aneiaculazione, volume dell'eiaculato ridotto o assente, con una frequenza del 23%. Ciò può compromettere temporaneamente la fertilità maschile. Tale effetto è reversibile entro pochi giorni dall'interruzione del trattamento. Le reazioni avverse osservate in tutti gli studi clinici e per le quali sia stata stabilita una ragionevole relazione causale sono elencate in base alla classificazione per sistemi e organi secondo Medra e in base alla frequenza. Molto comune, maggiore o uguale a un decimo, comune, maggiore o uguale a un centesimo, minore di un decimo, non comune, maggiore o uguale a 1, 1, 0, 0, 0, minore di un centesimo, raro, maggiore o uguale a 1, 10, 0, 0, 0, minore di 1, 1, 0, 0, 0, molto raro, minore di 1, 10, 0, 0, 0, non nota, la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili. All'interno di ciascuna classe di frequenza, le reazioni avverse sono riportate in ordine decrescente di gravità. Disturbi psichiatrici. Non comuni. Diminuzione della libido. Patologie del sistema nervoso. Comune. Capogiri, non nota. Sincope. Patologie vascolari. Comune. Ipotensione ortostatica. Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche. Comune. Congestione nasale. Patologie gastrointestinali. Comune. Diarrea, non comune. Nausea, secchezza delle fauci. Patologie dell'apparato riproduttivo e della mammella. Molto comune. Eiaculazione retrograda, aneiaculazione, non comune. Disfunzione erettile.
traumatismo, avvelenamento e complicazioni da procedura. Non nota. Sindrome intraoperatoria dell'iride a bandiera. L'incidenza di ipotensione ortostatica negli studi clinici controllati con placebo è stata dell'1,2% con silodosina e dell'1% con placebo. L'ipotensione ortostatica può occasionalmente essere causa di sincope. La sindrome intraoperatoria dell'iride a bandiera, IFIS, è stata osservata durante interventi di cataratta. Sovradosaggio silodosina è stata valutata fino a dosi massime di 48 mg/dia in soggetti sani di sesso maschile. L'ipotensione posturale rappresenta la reazione avversa dose limitante. In caso di recente assunzione, considerare la possibilità di indurre il vomito o di effettuare il lavaggio gastrico. Qualora il sovradosaggio di silodosina causi ipotensione, deve essere fornito un supporto cardiovascolare. È improbabile che la dialisi apporti un beneficio significativo, in quanto silodosina è altamente legata alle proteine, 96,6%. Gravidanza e allattamento non pertinente, in quanto silodosina è destinato ai soli pazienti di sesso maschile. Fertilità. Nel corso di studi clinici, durante il trattamento con silodosina sono stati segnalati casi di eiaculazione con emissione ridotta o assente di seme dovuti alle proprietà farmacodinamiche di silodosina. Prima di iniziare il trattamento, il paziente deve essere informato di questo possibile effetto che compromette temporaneamente la fertilità maschile. Fonte, scheda principio attivo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo principio attivo esaminato.